Laboratori rinnovati e tanti progetti, tra cui il progetto Cartone. Sì, è un progetto che va avanti da molti anni e che ha dato molte soddisfazioni perché ha fatto accumulare nel tempo parecchie vittorie all'interno dei concorsi e anche quest'anno è successo, quindi come voleva si dimostrare, i ragazzi sono molto orgogliosi, gli insegnanti sono altrettanto orgogliosi, hanno lavorato molto bene. Quanto è l'importanza dello stimolo della creatività negli studenti? È fondamentale perché la leva fondamentale è la motivazione. Purtroppo sono molti gli studenti a cui manca la motivazione, ma spesso sono proprio le attività che hanno alla base la creatività, quelle che fanno rinascere la motivazione e l'interesse verso la cultura e verso lo studio. Quindi è fondamentale. Davide Martinoli, regista e anche curatore di questo progetto Cartone. Le caratteristiche e le scelte tecniche di questo bellissimo progetto. Sì, abbiamo scelto di realizzare un cartone animato con personaggi appunto di plastilina, con plastilina bianca, quindi tutto in bianco e nero, per dare una scelta stilistica che richiami anche i cartoni animati, diciamo, primordiali della storia del cinema e anche dando una certa estetica francese che richiama i cartoni animati francesi tipo Appuntamento a Belleville o il più recente Ratatouille. È anche una scelta più pratica, nel senso che i ragazzi devono lavorare allo studio del personaggio, realizzarlo proprio con la plastilina e quindi scegliere eventualmente di utilizzare per cartoni plastilina colorata. Con tanti personaggi che sono presenti nel cartone animato, si potrebbe rischiare di rovinare proprio la realizzazione del personaggio stesso. Il movimento è tutto fuorché semplice, ci vuole moltissima pazienza e grande abilità tecnica. Sì, il progetto ha una durata infatti di un anno. Noi lavoriamo per tutto un anno. La fase più complicata è lo studio del personaggio e poi il finale, cioè la realizzazione, nel senso che il cartone animato è in stop motion, passo uno, e come dice la parola, quindi bisogna muovere passo per passo il singolo movimento del personaggio. E ovviamente in un piano sequenza, quindi una camminata anche solo di un personaggio, se il personaggio disgraziatamente cade a metà percorso, occorre rifare completamente tutta la scena. Silvana Matarese è l'insegnante che si è assunta l'onere e l'onore di questo bellissimo progetto con i ragazzi. Come è stata accolta questa idea che tra l'altro è partita in collaborazione con suo marito? Certo, allora in effetti l'idea del cartone animato è diciamo antica perché sono circa 11 anni che facciamo questo progetto e da quando abbiamo iniziato è stato sempre più un crescendo perché chiaramente i ragazzi si sono realizzati a livello artistico nella manipolazione dei personaggi, ma anche come rapporto fra di loro, quindi è stata una crescita sia personale di rapporti umani, ma anche appunto questa grande soddisfazione nell'eseguire i personaggi e quindi creare il cartone animato. Quanti sono i ragazzi che partecipano al progetto e come vengono scelti? Allora, i ragazzi innanzitutto vengono scelti in base proprio alla loro richiesta, perché noi all'inizio dell'anno facciamo passare una circolare dove invitiamo i ragazzi, chi è interessato a cimentarsi artisticamente, a collaborare appunto alla realizzazione di un cartone animato. E dopodiché in genere ci fermiamo più o meno a un numero massimo di 12, 14, ma proprio esagerando, 14 ragazzi, perché chiaramente se sono in troppi il lavoro poi si disperde. È un progetto proprio che richiede non un numero alto di ragazzi.
Chi è Sgamuffo? E Sgamuffo è un cane che appunto ha come padrone un vecchio, appunto un signore un po' anziano, che appunto volendo uscire, chiama il padrone per il guinzaglio e poter uscire. Il padrone è stanco sulla poltrona e legge il giornale e perciò non gli dà corda. Quindi il cane esce da solo, la porta è aperta e inizia a girare per la città incontrando quel che c'è. Quanto ti sei divertita in questo progetto? Tanto, tanto, perché essendo tra amici e conoscendo anche comunque nuove persone, in più comunque è stata una bella esperienza perché il lavoro del Pongo è cercare di migliorare sempre di più, è stato anche divertente e anche istruttivo. Quali e quante difficoltà hai trovato nell'avvicinarti a quest'arte molto particolare, quella della creazione di un cartone? All'inizio è abbastanza difficile quando imparare a modellare, a creare i personaggi, però col tempo. Qual è la parte più divertente che hai provato? Ma è bello perché è un gruppo abbastanza aperto, mentre lavoriamo possiamo parlare, scherzare, quindi. Un bel lavoro di gruppo. Sì, un bel lavoro di gruppo. Dopo averci presentato tutti gli altri cartoni, cioè averci fatti vedere al computer, sono rimasta molto stupita perché appunto forse non mi immaginavo neanche cosa mi avrebbe aspettato. E poi appunto nella prima lezione abbiamo incominciato a manipolare con il Pongo e quindi sono entrata in contatto appunto con una cosa che seriamente non avevo mai fatto. Quant'è l'emozione di vedere una creatura in plastilina che improvvisamente si anima? Direi parecchio, perché comunque te riesci a vedere quello che hai creato te con le tue mani, hai fatto questo personaggio in plastilina che si nomina un cane che riesce a muoversi e dà vita a una storia nello spazio della scena del cartone.